Vabbè, penso che si possa cominciare con una serie di premesse, diciamo, prima di entrare nelle immagini che ho montato, preparato. Credo che quale sia il nostro sapere intorno ai sogni, intorno al mondo onirico, è grosso modo un sapere che possiamo caratterizzare in tre tappe. C'è il sapere classico, che oggi è diventato però per molti il sapere popolare, cioè il sogno visto come premonizione, come anticipazione del futuro. Quindi dentro la categoria del tempo il sogno nel mondo antico, nel mondo greco, ma anche nel mondo egizio, apriva il futuro. Erano sempre sogni premonitori, basta leggere con attenzione il libro dei sogni di Artemidoro. Questa concezione del sogno non è morta. A livello popolare ancora si vive il sogno come premonitore, forse in termini un pochino superstiziosi, però questa concezione del sogno è ancora presente. La seconda grande concezione del sogno è quella che ci ha dato la psicanalisi. Nel 1899 Freud pubblica la interpretazione dei sogni, che in realtà esce in libreria l'anno dopo. Sono 300 copie che si faticherà moltissimo a vendere, occorreranno 5 anni per vendere queste 300 copie dell'interpretazione dei sogni. E la visione del sogno cambia completamente. Non è più una realtà che apre al futuro, ma rimanda al passato. Dentro i sogni riaffiora dall'inconscio. Le due scoperte in qualche modo sono contemporanee. Il sogno è per Freud il linguaggio privilegiato dell'inconscio, il linguaggio primario dentro il quale l'inconscio comunica con noi, svela a noi i desideri che abbiamo cancellato, rimosso. Lui non sottolineò abbastanza che il sogno svela anche le paure rimosse, ma costituisce l'interpretazione dei sogni una visione rivoluzionaria del mondo onirico, che diventa anche terapeutica, perché attraverso l'interpretazione dei sogni si porta alla coscienza tutta la nostra conflittualità, tutte le nostre rimozioni, tutte le nostre frustrazioni sostanzialmente. Il concetto di inconscio, che aveva già delle prefigurazioni sia a livello filosofico, penso a Schopenhauer per esempio, ma sia a livello artistico, pensiamo a un autore come Goya, e come Goya riesca a far emergere i fantasmi dell'inconscio. Verrà poi ampliato dentro le scuole psicanalitiche. I confini dell'inconscio, che in Freud sono prevalentemente personali, si dilatano dentro il concetto junghiano di archetipo. E infine c'è un terzo punto di vista, una terza immagine del sogno, che è quella che ci danno le neuroscienze. E in qualche modo va detto che alcuni scienziati pensano di avere del tutto liquidato la pratica psicanalitica e anche la teorica psicanalitica intorno ai sogni. In realtà questo non è del tutto vero, o non è vero per nulla. Certamente le neuroscienze ci hanno chiarito la funzione dei sogni, ma si sono limitate a un discorso formale che riguarda la forma del sogno, anche se volete le finalità del sogno. Con molta approssimazione, dentro le neuroscienze si pensa in positivo del sogno, che sia la modalità con la quale noi ristrutturiamo il nostro io, lo riequilibriamo. Loro affermano con molta categoricità che spetta al sogno la regolazione delle nostre emozioni. Attraverso le nuove informazioni che il sistema nervoso riesce a attualizzare dentro la memoria. Quindi il sogno avrebbe come funzione quella di ridurre in qualche modo gli impatti emotivi. Ma loro vedono nel sogno anche una funzione di allenamento, come se il sogno fosse una palestra nella quale noi ci addestriamo, e quindi un luogo di crescita in qualche modo. Un neuroscienziato lo chiama un campo di allenamento. Certo, siamo lontani dal concetto fortemente evocativo di inconscio di Sigmund Freud. Per loro il sogno è anche un consolidamento della memoria a lungo termine. Quindi dentro questa palestra si esercita soprattutto il processo di memorizzazione e sicuramente è una spinta alla creatività. Vi ripeto, tutto quanto le neuroscienze che hanno chiaramente poi studiato il sonno, le fasi del sonno, eccetera, c'è un'attenzione al sogno, ma è un'attenzione formale. Non entra il discorso della neuroscienza nei contenuti del sogno, che a mio avviso restano in qualche modo esclusivi del sapere psicanalitico, che almeno in questa zona non ha subito tramonti o eclissi, come per esempio nel concetto di rimozione, che oggi appare a mio avviso abbastanza desueto. Ecco, al di là di queste tre diverse visioni, tutte e tre in qualche modo ancora attuali, io credo che intorno al sogno possiamo fare tre affermazioni indubitabili. La prima è scontata ed è antica. Il sogno è un fenomeno universale, cioè tutti gli esseri umani sognano, senza esclusione, anche quelli che soffrono di insonnie quasi permanenti. Mi sembra che ne siano stati classificati 59 casi nel mondo, da quel che mi risulta. È un fenomeno universale, ma è prettamente individuale. Cioè il sogno appartiene ai singoli individui di questa universalità. E quando diciamo prettamente individuale, non intendiamo alludere solo al contenuto dei sogni, ma anche alla modalità di sognare. Questo è un elemento in qualche modo nuovo o inedito che vi do. Non sogniamo solo individualmente, perché ognuno di noi ha un suo inconscio e dei suoi contenuti, ma anche la modalità di sognare, quella che potremmo chiamare la sintassi del sogno, è legata in maniera molto forte alla personalità. Questa è la prima certezza che abbiamo, che poi le neuroscienze hanno esteso anche agli animali, addirittura scendendo nella scala animale fino ai serpenti. Sicuramente sappiamo che il feto sogna, sicuramente sappiamo che all'interno del sonno sogniamo almeno per il 25% del nostro sonno, quindi un'attività onirica legata ovviamente alle fasi REM, che accade dalle 4 alle 5 volte per notte. Prima certezza. Seconda certezza, il sogno sta sulla soglia, per gli antichi sulla soglia tra umano e divino, per la psicanalisi sulla soglia tra inconscio e coscienza, per la neuroscienza tra l'io e il mondo, ma il sogno è un fenomeno della soglia. E terza certezza, sulla quale mi interessa molto sottolineare, il sogno è sempre rivelazione di sé a se stessi. Nessun sogno non rivela. Ogni sogno ci rivela qualcosa di noi, qualcosa che in parte a volte intuiamo, percepiamo in maniera quasi magica e che il sogno porta alla chiarezza, alla luce. Ecco, queste sono le tre certezze dalle quali dobbiamo muoverci. Ovviamente noi nel nostro percorso le attraverseremo un po'. Io però voglio iniziare, poi partiamo subito con le immagini, con una citazione che è presa dal XIX libro dell'Odissea. Siamo quindi quasi al termine dell'avventura di Ulisse. Penelope ha fatto un sogno, lo racconta a Odisseo, che ancora non ha pienamente riconosciuto. E Odisseo, al termine di questo racconto, che è un racconto aperto al futuro, parentesi, mondo antico, il sogno rapportato al futuro, neuroscienza, il sogno rapportato al presente, psicanalisi, analisi, il sogno rapportato al passato. Sono tre differenziazioni molto importanti. Quando Penelope gli ha raccontato questo sogno, che è un sogno premonitore, che annuncia la strage dei Proci, lei ha visto queste oche felici e poi improvvisamente un'aquila che viene dal cielo e li stermina. Ulisse dice a Penelope una frase che ci deve far riflettere, dice: donna, non si può, il verso 555, non si può intendere il sogno volgendolo altrove. Io vorrei che rifletteste molto bene su questo volgendolo altrove, su quanto il sogno sia mistificabile, anche perché è vero che ciascuno di noi sogna, ma il sogno non è direttamente comunicabile. Non viene comunicato direttamente, è sempre mediato dal racconto, dalla parola, nel bambino spesso dal disegno, ma non abbiamo mai un sogno in diretta. È quello che racconta, penso a due film in particolare, Fino alla fine del mondo di Wenders, dove si vuole estrarre il sogno perché la donna cieca possa vedere i suoi sogni, o Inception di Nolan, dove anche qua si estraggono i sogni o si può addirittura immettere il mondo esterno o un personaggio dentro il mondo dei sogni. È un modo per, come dice Ulisse, non si può intendere il sogno volgendolo altrove. Penelope gli risponde e gli dice, sono i versi 560-573. Straniero, sono inspiegabili e ambigui i sogni e non tutto si attua per gli uomini. Cioè sta dicendo che i sogni non sono solo premonitori. E poi dice la frase famosa, perché sono due le porte dei sogni incorporei. Le une sono fatte di corno e le altre d'avorio. E qui c'è una specie di colpo di scena, perché Penelope dice i sogni che vengono dall'avorio segato recando parole infruttuose danneggiano. Noi ci aspetteremmo che in queste due porte dei sogni sia la porta d'avorio a portarci alla verità, invece no, la porta d'avorio è ingannevole. È la porta nera di corno. Quelli che escono dal liscio corno, qualora un mortale li veda, anche qua guardate la saggezza, la profondità, qualora un mortale li veda, s'avverano. Virgilio nel sesto libro dell'Eneide prenderà questa straordinaria figura delle due porte del sogno e le farà diventare le due porte che escono dall'Averno. Ed è curioso che quando Anchise spinge Enea fuori dall'Averno, lo spinga dalla porta d'avorio, come se Enea dovesse dimenticare la frustrazione, la delusione che ha subito nell'Averno, non potendo abbracciare il corpo del padre, ormai ombra è solo ombra. Io credo che anche dentro il nostro sognare ci siano queste due porte del sogno. Veniamo alla nostra copertina e innanzitutto veniamo al bellissimo verso di Michelangelo che ho messo sotto il titolo Sogno in arte. È un verso di Michelangelo tratto dalle rime, è la rima 101. Verso lo avete sotto gli occhi, dice: «E il vulgo volle notte chiamar quel sol che non comprende». Per Michelangelo, dentro questa bellissima rima, la notte ha una sua luce, ha una sua luminosità. Il volgo volle chiamare notte quel sole che non comprende, perché non vede nella notte, ma la notte ha una sua luminosità. A me piace giocare sulle parole, non è questo però il significato del sonetto, e mi piacerebbe leggere: il volgo volle chiamare notte solo quello che non comprende, dando in questo caso un'accezione, diciamo, negativa al termine notte. Il disegno che avete sotto gli occhi è un disegno di Michelangelo, un disegno straordinario di Michelangelo, intitolato appunto Il sogno, ed è un disegno del 1533, è un disegno in gesso nero, straordinaria esecuzione. Tenete conto che nel Rinascimento gli artisti eseguivano quasi sempre degli schizzi come preparazione o spesso anche come progetto per opere più grandi. Accade però che nel 1500 Egeneto avvenne, no? Lo ricordiamo da Luca, intorno al 1533 Michelangelo realizza una serie di disegni che vengono invece concepiti come opere complete. Quindi questo non è un disegno preparatorio, è un'opera finita. Le usava per regalarle alle persone care. Allora il crocifisso, la crocifissione che regala a Vittoria Colonna. Questo lo regala al suo allievo preferito, o se siete maliziosi al suo amante, che è raffigurato anche nel Giudizio Universale, cioè a Tommaso Cavalieri. Cosa accade al momento in cui il disegno, che è così privato, così intimo, non è più soltanto preparatorio, ma è un testo definito? Che questo offre al disegnatore, all'artista, una esperienza unica di libertà, invenzione, interpretazione. Così noi abbiamo davanti un'opera su cui meditare, un'opera la cui bellezza deriva da una specie di svolgimento senza fine del suo significato, offrendo a chi la guarda il piacere di tornare ancora più volte dentro quest'opera. Non dico di giocarci, ma di mettere in atto la gioia dell'interpretare. Abbozziamo un'interpretazione anche noi, o meglio una descrizione per essere più corretti. Chiaramente è una scena allegorica, no? È imperniata su un uomo, lo vedete, è un nudo eroico, idealizzato. L'uomo è semidisteso su un drappo che copre questo piedistallo cavo dove sono riposte varie maschere dalle diverse espressioni facciali. Non pensate tanto all'attore quanto ad aspetti diversi della personalità. Questo giovane sembra sul punto di alzarsi, vedete che puntella un piede sul piedistallo, mentre tiene le mani abbracciate quasi a quella sfera bipartita, su cui probabilmente prima stava riposando o era adagiato. E c'è questa giovane figura alata che scende dall'alto in verticale e suona sulla fronte dell'uomo una tromba che è, sì, non è ancora dipinto il Giudizio Universale, ma che è in qualche modo un'anticipazione delle trombe che gli angeli del giudizio suoneranno. E il suono della tromba sembra averlo risvegliato e lo spinge ad alzarsi rivolgendosi al messaggero. E dietro abbiamo una corona di personaggi o parti di personaggi che sono, proprio come se fosse una visione onirica, immersi in una specie di coltre nebbiosa che non sembra avere nessun riferimento spazio-temporale. Nella penombra intuiamo alcuni gruppi e l'interpretazione più consueta che si è data è che questi personaggi rappresentano l'allegoria dei vizi capitali. Ci sarebbero tutti tranne la superbia, che non mancava invece a Michelangelo, forse era inutile inserirla. Se andiamo da sinistra verso l'alto, vediamo degli uomini che cucinano, mangiano e bevono, c'è una coppia che si bacia, un'altra presa nell'amplesso, infatti è vicina a due falli, e forse è un amplesso omosessuale. Poi c'è un personaggio, se andiamo verso destra, che ha in mano una borsa di denari, l'avarizia, alcune scene di violenza brutale, l'ira, un altro che tiene stretta una borsa di denari, l'avarizia. Si è detto che probabilmente la fonte di questo disegno sta in una poesia di Pico della Mirandola, i cui versi invitavano, i versi della poesia di Pico, invitavano a distaccarsi dai piaceri della carne e svegliarsi dal sonno della vita terrena per alzarsi verso il cielo. Devo dirvi che è una interpretazione attendibile. Michelangelo giovane cresce e impara nel cosiddetto giardino di San Marco, proprio quello del convento di San Marco, che Lorenzo il Magnifico aveva fatto una scuola d'arte, scuola di pittura, di scultura, di architettura, e lì regnava il pensiero di Marsilio Ficino, neoplatonico, che quindi spingeva all'esaltazione. È attendibile. Io però non riesco a non vederci l'apertura o l'intuizione della morte. È vero che il personaggio viene spinto anche dalla verticalità imposta dalla figura del messaggero, dell'angelo, verso l'alto. Ma io vi vedo più che un'esaltazione della virtù e quindi un testo che moraleggiante, che ha una forte componente morale. Vi leggo un corpo ormai già trasformato che è pronto a partire, ad abbandonare non solo il mondo terrestre dei vizi, ma anche le diverse stagioni della sua vita, le sue diverse persone, le maschere che stanno sotto, le sue diverse identità, perché adesso quello che lo attende è l'identità ideale, è l'identità celeste. Questa è una possibile, un'altra possibile interpretazione di questo straordinario disegno. Andiamo avanti all'immagine successiva. Questo è Francesco del Brina che ha dipinto il disegno di Michelangelo che avete visto, facendo poche variazioni. Diciamo che siamo alla seconda metà, quindi una trentina, 30-40 anni dopo l'esecuzione del disegno di Michelangelo. E del Brina appartiene già quasi al pre-barocco, a un manierismo già eccessivamente manierato. Infatti, se lo guardiamo bene, non mancano delle esagerazioni formali, delle forzature anche espressive. Guardate anche il giovane, intanto è meno idealizzato. Mantiene una sua dimensione, direi, carnale. Ci sono addirittura delle abbreviazioni anatomiche nelle figure sullo sfondo. È però una trasposizione fedele, tranne un'eccezione. Manca Mancano i due, sono due coppie di amanti, ne manca una, e al posto sulla sinistra vedete l'Aurora che è presa dalle tombe medicee. Lì era raffigurata la prima immagine di lussuria, accanto a quella del bacio era raffigurato l'amplesso, ha tolto Francesco l'amplesso e vi ha sostituita una delle quattro statue che fanno grandi le tombe medicee. Possiamo andare avanti e siamo a Leonardo. Questa è la Madonna col Bambino e Sant'Anna, la datazione non è sicurissima, andiamo dal 1513 al 1518, il quadro, lo sapete, sta al Louvre. Non è un sogno questo, potreste dirmi ma perché c'è? Tanto perché io sostengo che tutta la pittura di Leonardo, a parte alcuni ritratti, non la Gioconda, è una pittura sognante. È una pittura da sogno, basta guardare gli sfondi, anche se qua ci sono queste Alpi così ben delineate, ma c'è lo sfumato tipico di Leonardo. O basta guardare quelle rocce stratificate sulle quali appoggiano le tre figure. Ma la ragione per cui questo quadro adesso sta davanti a voi è un'altra. 1910 Freud scrive un testo molto bello, il primo ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci. Se non lo conoscete, leggetelo, anche perché sapete che felice scrittore è Freud. Mentre Jung è prolisso, insomma, di lettura certamente non dilettevole, Freud è un grande scrittore. Non è un caso che nel 1936 vince il premio Goethe per la letteratura. E devo dirvi che in questi saggi che riguardano l'arte, pure Mosè, riguardano l'antropologia, la sua felicità di scrittura è ancora più effervescente, è ancora più efficace. Ma prima di vedere le ipotesi che fa Freud, cerchiamo di leggere con attenzione il quadro. Vedete Sant'Anna, quindi la prima figurazione è verticale. Questa figura di Anna sembra più imponente della figura di Maria. E anche all'osservatore più distratto, Anna è la mamma di Maria. Emerge che tra le due non c'è una grande differenza di età. E il sorriso delle due è simile. Del resto tutti i sorrisi di Leonardo si assomigliano. Quello che abbiamo chiamato il mistero della Gioconda è il sorriso malinconico della Gioconda. Guardate, la Madonna si sporge verso destra, lo vedete in basso, per abbracciare il figlio, il bambino, per abbracciare Gesù, che si regge appena sulle gambe, no? E non si capisce bene se sta giocando o, come tutti i bimbi, torturando quel povero agnellino, che in una lettura teologica è prefigurazione dell'agnello sacrificale, di Gesù che si sacrifica. Uso apposta questo termine. Cosa ci colpisce in particolare? Che il braccio destro della madre di Anna, di Sant'Anna, si fonde con quello della Madonna. Non c'è distinzione delle due braccia destre. E il braccio sinistro di Maria si unisce a quello di Gesù. Sono tre personaggi? O sono, non una figura trinitaria, una straordinaria prefigurazione di quella che poi nel Novecento abbiamo chiamato la simbiosi. Sono figure in simbiosi. Sapete come invece ha letto la critica questo scorrere dei tre personaggi l'uno nell'altro, questo confluire dei tre personaggi l'uno nell'altro? Lo ha letto come la successione delle generazioni. Mi sembra veramente cieca questa affermazione. Queste tre figure sono rappresentazione dello stato simbiotico, della unità. Infatti formano non tanto un triangolo, ma una piramide che le chiude dentro questa unità. E forse è proprio questo elemento di simbiosi che spiega questa raccolta serenità che il quadro suggerisce. Questa calma assolutamente composta delle figure. Sembrano quasi rimandare a un ordine superiore. Vero che anche in questo caso Leonardo è pittore psicologo. Secondo Caroli è con Leonardo che nasce la pittura come fisionomica. Sono evidenti, soprattutto dal sorriso e dallo sguardo, guardate bene, i moti dell'anima. Non possiamo non avvertire attraverso i moti dell'anima questa tensione psicologica misteriosa, difficilmente definibile. Secondo Freud, la scelta di rappresentare madre e figlia con l'apparente medesima età dipende dalla biografia di Leonardo. Leonardo è stato con la mamma Caterina solo per i primi anni, poi passa nella famiglia del padre e con la nuova moglie del padre. E allora Freud elabora la teoria anche sulla base di studi rigorosi che ha condotto sui codici di Leonardo. Non vede una simbiosi, ma vede la fusione delle due madri, esclude il bambino, cioè Leonardo stesso. E vede rappresentata, raccontata, ecco il titolo del suo testo, Primo ricordo di infanzia di Leonardo. Ed è facile dare al quadro un'interpretazione psicanalitica. Le due madri tendono a identificarsi in una sola figura. E per Freud anche il misterioso sorriso dei personaggi di Leonardo non sarebbe altro che il sorriso materno sublimato. Devo dirvi che quando viene Jung, che all'inizio era entusiasta, e adesso lo vedremo, di questo quadro. Dopo la terza edizione, e siamo nel 1919, perché questo testo ebbe 3 edizioni nell'arco di 9 anni, ripudiò il primo entusiasmo avuto per la lettura che Freud ha fatto di questo quadro e disse che invece la rappresentazione di madre e figlia della stessa età era spiegabile con l'archetipo della rinascita, allontanandosi quindi dalla lettura fatta da Freud. Andiamo all'immagine successiva, abbandonando con un certo dolore quest'immagine. Vi leggo, citato da Freud, il testo di Leonardo che parla del suo primo ricordo d'infanzia. Dice Leonardo: nella mia prima ricordazione della mia infanzia mi parea che essendo io in culla, che un nibbio venisse a me e mi aprisse la bocca con la sua coda e molte volte mi percottessi con tal coda dentro le labbra. Io devo dirvi che probabilmente questo ricordo, primo ricordo dichiarato di Leonardo è più facilmente un sogno di Leonardo, un sogno che lo rimanda alla sua infanzia e magari anche a un evento, a una memoria della sua infanzia. Cosa succede però? Che nel testo originale di Freud, poi lui corresse nelle edizioni successive, Freud riporta una sbagliata traduzione della frase italiana di Leonardo, perché la traduttrice, invece di leggere nibbio, mi pareva che un nibbio venisse a me, traduce avvoltoio, Gaia, invece di Milan, cioè di nibbio. Questo porta Freud a svilire. Guardate che il primo a riconoscere l'avvoltoio è stato Jung. È Jung che suggerì a Freud, nell'11, quando era ancora entusiasta della lettura freudiana, suggerì che dentro i manti, dentro i drappi, dentro le curve, era intuibile il disegno di un avvoltoio. Fu poi questo pastore protestante psicoanalista Pfister che disegnò l'avvoltoio che avete sotto gli occhi e che chiaramente avvantaggiava la lettura psicanalitica, no? Infatti Freud ha due spiegazioni. Lo riconduce a un atto sessuale orale marcatamente passivo, cioè di fatto una memoria dell'allattamento, ma riprende anche un'immagine egizia della dea Mut, che veniva raffigurata appunto come un uccello avvoltoio. E quindi la lettura conseguente alla visione pansessuale di Freud diventa una lettura legata alla sessualità. C'è da dire che Freud nel saggio sostiene che Leonardo è stato capace di sublimare questa sessualità infantile che, vissuta attraverso due figure materne, aveva una sua ambiguità, l'ambiguità del sorriso della Gioconda, appunto. E Freud scrisse che attraverso l'amore per la conoscenza Leonardo era riuscito a convertire le pulsioni sessuali e aveva trasformato le pulsioni sessuali nella sua inesauribile sete di sapere. La mia lettura invece del quadro come simbiosi è autentificata quasi dal disegno che vedete sulla sinistra, ancora Sant'Anna, la Madonna, il bambino. Questa volta non c'è l'agnellino, ma c'è Giovannino, sarebbe il Battista bambino, che infatti sembra un po' più grande del Gesù. È un bellissimo disegno che precede di molto il quadro che abbiamo visto prima, perché è della fine del 400, credo nel 98, è un carboncino, si dice, con lumeggiatura bianca. Vedete che qua il concetto di simbiosi emerge ancora più fortemente, perché sembra un solo corpo con due teste. Intanto le donne sono ancora più vicine d'età, quasi l'una il doppio dell'altra. Non sono cambiati i sorrisi, quelli sono una costante di tutto Leonardo. Vero che Anna si differenzia perché punta l'indice verso l'alto, altro gesto, uno stilema della pittura di Leonardo. Ma credo che questo disegno dalla National Gallery autorizzi ancora di più a vedere nel quadro e quindi nel disegno la rappresentazione della simbiosi. Quindi la nostalgia per il paradiso terrestre della prima infanzia. Quel paradiso terrestre da cui la spinta di crescita, la spinta evolutiva ci ha allontanati, ma che forse ha segnato la felicità più compiuta che un essere umano possa vivere dentro la propria vita. Andiamo avanti. Oh, questo è un bassorilievo, una copia romana di un bassorilievo greco del IV secolo. Ci sono queste tre fanciulle che camminano verso sinistra. Nell'originale ci doveva essere un altro gruppo di tre fanciulle che andavano verso di loro, e sono le orai, le ore. Cosa accade? Che nel 1901 un romanziere danese, William Jensen, si innamora della figura che vediamo a figura intera, non mozzata, non monca, delle tre figure. La chiamerà la gradiva, colei che passeggia con dolcezza, e ci scrive un romanzo in cui la rende personaggio. Il romanzo è ambientato a Pompei, lui la insegue in un sogno per le strade di Pompei, ma arriva l'eruzione, la perde, ma poi lei torna in sogno e di fatto il sogno sarà un sogno salvifico, perché lo salva da tutti i suoi malesseri, da tutti i suoi disastri psichici. E questo è il romanzo. È Jung, ancora una volta, che segnala a Freud questo romanzo. Freud legge il romanzo, va a Roma ai Musei Vaticani a vedere la gradiva, ne compra una riproduzione che è quella che vedete in basso a sinistra, che terrà nel suo studio a fianco del famoso divano su cui esercita la sua, sul quale il paziente vive la sua avventura psicanalitica. E scrive Freud questo testo altrettanto bello, è intitolato Il delirio e i sogni nella gradiva di William Jensen, 1906. Altro testo di Freud. Questi non sono invecchiati. Altri testi di Freud, al di là della loro felicità di scrittura, portano i segni del tempo. Questi due sono testi che mantengono una straordinaria freschezza. Si mise in contatto Freud con lo scrittore, il quale gli disse che non erano sogni veri, che se li era inventati. Ma Freud trovò dentro questa figura della gradiva e dentro i sogni che lo scrittore racconta uno straordinario materiale d'analisi, in una confluenza tra psicanalisi e arte che, non con la stessa intensità, continua ancora oggi. E la gradiva è diventata una vera bellissimo bassorilievo. Guardate come posa il piede destro. Eppure, nonostante sembra ferma, nonostante questo, abbia questa leggerezza. Nonostante anche l'imponenza, guardate come le pieghe del manto gli danno quasi una definizione michelangiolesca. La gradiva divenne così mitico, il testo di Freud soprattutto più che il romanzo di Jensen, che tornerà spesso nella pittura del Novecento, in parte Masson per esempio. Ne vediamo un esempio, andiamo avanti. Questa è Dalì, Salvador Dalì, il titolo è Gradiva ritrova le rovine antropomorfe. È del 1931. Ovviamente la gradiva che Dalì dipinge è Gaia, cioè la sua donna, e lui la dipinge proprio come l'eroina del romanzo di Jensen. Tenete conto che tutta la pittura di Dalì, ne vedremo poi verso la fine del nostro percorso un altro esempio, è una pittura che rimanda direttamente al sogno. Del resto il rapporto tra il surrealismo e il mondo onirico è un rapporto diretto, che non ha interpunzioni, non ha pause. Lui ritrae la sua gradiva, la sua Gaia gradiva in questo paesaggio roccioso che poi è ispirato ovviamente alla Costa Brava. Sono anni strani per Dalì, su cui noi ci siamo costruiti una certa immagine, anche lievemente buffonesca, sicuramente istrionica. In quegli anni lui era molto eccitato, quasi la sua fantasia era eccitata da questi lidi, sono gli lidi e le scogliere di Cadakesh, ovviamente, ma gli apparivano come un vuoto. E aveva questo senso di spaesamento, di non appartenenza. E qui c'è quasi un aneddoto comico. La pittura di Dalì si modifica nel momento in cui guarda una forma di formaggio. Lo so che Camembert, che cominciando ad ammorbidirsi si allargava sul piatto e per Dalì faceva affiorare le immagini dell'inconscio, i suoi orologi, pensate ai suoi orologi deformati e poi pensate a questo formaggio nel piatto e avete chiara questa immagine. Come interessava molto costruire questo legame. Adesso invece facciamo un viaggio dentro, in qualche modo, la storia del sogno in arte. Passiamo all'immagine successiva. Sulla sinistra è raffigurato un sogno, ma attenti bene, non c'è il sognatore, c'è il sogno, è la raffigurazione di un sogno. Questo è un cratere a campana, si chiama, Apulo, cioè viene dalla Magna Grecia. L'autore è chiamato, è stato identificato, si chiama pittore delle Eumenidi e pensate è del 380 a.C. e illustra un momento particolare della tragedia di Eschilo. Vi leggo, è breve, vi leggo il passo delle Eumenidi 114-123. Clitennestra appare in sogno all'Erinni, quindi Clitennestra è morta, è stata uccisa da Oreste, lei assassina del proprio marito, uccide Agamennone insieme all'amante Egisto e il figlio Oreste vendica la morte del padre. Sapete, una storia più che nota. Appare in sogno all'Erinni, che sono semidei, sono dei di fatto, e le invoca. Dice: ascoltatemi, poiché è in gioco la mia anima, in ciò che vi sto dicendo. Tornate in voi, cioè svegliatevi, dice dentro il sogno. Ma non è il sogno delle Erinni. Abbiamo detto che il pittore del vaso disegna un sogno oggettivo. Io, Clitennestra, immagine di sogno. Cioè si denuncia alle dee addormentate come un'immagine di sogno. Onar, dice il greco. Vi chiamo ora. Le Erinni in questa tragedia fanno da coro, però stanno dormendo, quindi non c'è una risposta, c'è una specie di mugolio. Sì, mugolate pure, ma lui intanto è fuggito lontano. Troppo cedete al sonno, ma non sentite pietà del mio soffrire. Se ne sta andando Oreste, assassino di me che sono sua madre, dimenticandosi di essere, ma c'è l'Ananche, c'è il Dio degli dei, il Dio che sta sopra tutte le divinità dell'Olimpo, Ananche, la necessità, e c'è la necessità della vendetta. Sulla destra, questa è una vera chicca, Devo dirvi che vorrei farne una copia e affiggerla fuori dal mio cancello. Questa è un'iscrizione su un'edicola, una stele in pietra calcarea, una forma di pubblicità, ante litteram, che è stata trovata in Egitto, nella necropoli di Memphis, III-II secolo a.C. Vi traduco il greco. Interpreto sogni per incarico del Dio. È la pubblicità di un interprete di sogni, di un analista ante litteram. Infatti stava fuori da una casa dove lui lavorava e il suo lavoro era l'oniromanzia, la lettura dei sogni e dei loro presagi. Dice la scritta, allora, interpreto sogni per incarico del Dio, per buona fortuna vostra, sottinteso. Chi interpreta questi sogni è un cretese. Quindi si espone, dice il suo nome. Sotto c'è il bue Apis, che non a caso è l'animale che presiede alla divinazione. Potremmo giocarci, Probabilmente quando viene fatta questa scritta non era ancora conosciuto il famoso paradosso di Epimenide, che recita così. Epimenide, il cretese, dice: tutti i cretesi sono bugiardi. Sta dicendo la verità o sta dicendo una bugia? Forse avrebbe scritto il suo nome invece di scrivere la sua provenienza, se avesse conosciuto il paradosso di Epimenide. Tutti i cretesi sono bugiardi. Però è interessantissima questa immagine, che è come una locandina, vi ripeto, pubblicitaria, assolutamente straordinaria. Possiamo andare avanti. Dal mondo greco, ancora nel mondo greco, qui sulla sinistra vedete Ipnos. Ipnos è il dio della notte. La madre è Nyx. E ha generato appunto, attenti, Ipnos e Thanatos, sonno e morte. Perché allora l'equivalenza non era quella ottocentesca della Vienna dei primi del Novecento, Eros e Thanatos freudiana. Allora l'equivalenza era sonno e morte. Infatti Ipnos e Thanatos sono fratelli, figli della notte, Nyx, e di Erebo. Nyx è molto vicino al sanscrito Nax, e anche nel sanscrito c'è questo legame tra notte e morte. Ipnos fa 3 figli. Il primo è Morfeo, che vedete sulla destra. Già questo nella cultura greca, poi verrà sviluppato il mito di Morfeo, in particolare da Ovidio. Morfeo ha le ali perché arriva nel sonno, entra nei nostri sonni trasformandosi nei personaggi che noi sogniamo. Infatti Morfe in greco significa forma. Morfeo, dio del sogno, quindi Ipnos del sonno, Morfeo del sogno, è colui che dà forma ai personaggi dei nostri sogni. Ma secondo Ovidio, nell'elaborazione romana del mito, Morfeo ha 2 fratelli, Fobetor e Fantasos. Quali sono i loro compiti? Ovviamente non così sovrani come quelli di Morfeo. Fobetor è colui che ha la capacità di far apparire nei nostri sogni le figure degli animali, ma è di fatto ritenuto il padre degli incubi, perché i suoi animali hanno sempre degli aspetti mostruosi, tremendi, aggressivi. Fantasos invece è lo scenografo, è colui che porta nei nostri sogni i paesaggi, i soggetti inanimati che arricchiscono, creano il fondale, la scenografia appunto dei nostri sogni. Dal mondo romano passiamo al mondo cristiano con l'immagine successiva, che è un bellissimo affresco. Questo è l'affresco col sogno di Giacobbe che trovate in Genesi. Giacobbe è in fuga dal fratello Esaù che rivorrebbe la sua progenitura, che ha vissuto come rapinata. Sta andando dallo zio, da Labano, per fuggire. Si addormenta. Guardate che è molto interessante. Tenete conto che la pittura delle catacombe, credo di avervelo già detto in altre circostanze, a volte sfiora il graffito, il pesce, la croce. Non sembrano affreschi, sembrano proprio graffiti. A volte ci appare così elementare. Abbiamo visto, attraversando i Vangeli, un'ultima cena, un'agape meglio fraterna dipinta nelle fraterne. Guardate invece qua che consistenza ha già questa pittura. Siamo nel secondo secolo d.C., catacombe della Via Latina, vi ripeto, cubicolo B, per darvi l'indirizzo. Guardate com'è ben definito il personaggio di Giacobbe e soprattutto quale peso ha il sognatore rispetto all'oggetto del sogno, perché sapete che Giacobbe sogna un grande archetipo, come l'albero, centro del mondo, la scala che lega il mondo terrestre al mondo celeste. E sogna questa scala dalla quale salgono e scendono gli angeli, fino a quando ode la voce di Dio che riconferma la sua elezione. È lui il discendente di Abramo. Bellissimo Abramo, forse non voglio dirvi il capolavoro della pittura delle catacombe, ma sicuramente un testo. Guardate, c'è quasi un accenno di prospettiva. Ma soprattutto mi ha sempre stupito la figura di Giacobbe, la sua postura. So che il mantello non ha le preziosità di un Giotto. Addirittura c'è un moto espressivo quasi nel volto di Giacobbe. Trovo che questo affresco paleocristiano sia anche dal punto di vista dello stile straordinario, soprattutto se lo compariamo agli altri affreschi. Possiamo andare avanti, facciamo un salto di quasi un millennio, e siamo ad Assisi, nella Basilica Superiore, le storie di San Francesco affrescate da Giotto. Diciamo subito che col tardo Medioevo e col Rinascimento si ha una crescita sempre maggiore che viene data ai sogni, ancora messi in relazione col divino, con la premonizione, col rapporto con Dio. Quindi siamo ancora legati al futuro in qualche modo, però comincia a avere molta importanza anche il sogno raccontato come esperienza del singolo individuo. Siamo in un'età in cui il concetto di soggetto diventa sempre più importante e prevalente. si riscoprono i testi antichi, il libro dei sogni di Artemidoro, il libro di Macrobio sul Somnum Scipionis, e si riprendono le distinzioni fatte proprio da Macrobio, da questo scrittore latino, che distingueva 5 forme del sogno: il somnium, che è il presagio enigmatico, cioè un'apertura al futuro ma da descrivere, da decifrare; la visio, che è un'immagine invece chiara del futuro, mentre il somnium è enigmatico, oscuro, richiede una decifrazione; la visio è implacabilmente illocutiva, implacabilmente chiara; poi l'oraculum, il sogno che diventa, pensate all'angelo che appare in sogno a Giuseppe nel Vangelo di Matteo, l'oraculum è il messaggio divino vero e proprio; il visum, personaggio che ci appare in sogno, ancora però si tratta di un personaggio che viene dall'alto; e infine l'insomnium, che è l'incubo. Ora, qual è il problema che hanno i pittori che vogliono dipingere un sogno? Come rappresentare qualcosa che non è? Abbiamo detto che il sogno non può essere dato in diretta, ha bisogno di una mediazione. Come rappresentare l'inafferrabile, l'inoggettivabile, ma soprattutto come mettere in relazione la realtà e il sogno? La soluzione di Giotto qua è la più elementare. Li divide, vedete che c'è questa struttura verticale, ma li mette semplicemente l'uno accanto all'altro. Questa è la visione di Innocenzo III e il sogno di Innocenzo III. Sogna, ha appena visto i francescani, ma non ha dato loro, non ha regolarizzato il loro ordine, ha invitato Francesco a ritornare. Ma la notte stessa, racconta la leggenda, Innocenzo III sogna. Qui il sogno è dato semplicemente per contiguità spaziale, ma la linea obliqua caratterizza in qualche modo, differenzia realtà e sogno. E cosa sogna Innocenzo III? Ovviamente sogna che San Francesco salva la Chiesa che sta crollando, in realtà è San Giovanni Laterano, che San Giovanni Laterano sta crollando, però era la basilica di fondazione della cristianità, prima di San Pietro. E questo è il sogno. Diciamo che la soluzione di Giotto è infantile. Ovviamente c'è la grandezza di Giotto, Ci sono i corpi dei personaggi che, guardateli, che assumono già una consistenza tridimensionale e una correttezza anatomica. Ci sono i visi che cominciano ad arricchirsi con le espressioni di ogni qualità. Questo è il sesto degli episodi che Giotto affresca dentro le storie francescane, E anche gli edifici ormai godono di una semplice ma efficace prospettiva intuitiva. Giotto. Storie di San Francesco. Vediamo lo stesso soggetto 150 anni dopo. Qui siamo nel 1298. Questo è Benozzo Gozzoli, Montefalco. Chiesa sconsacrata, oggi diventata museo, ma nel momento in cui Gozzoli nel 1450 la affresca è ancora una chiesa, e vi affresca con coraggio perché non siamo a molti chilometri da Assisi e là c'è la grande basilica francescana. Affresca le storie di San Francesco e lo fa attraverso quello che io chiamo il suo dolce visibile. Gozzoli è un pittore della dolcezza, non la dimentico, qui è, nelle storie francescane è trasparente. Pensate che sono 12 riquadri e poi c'è la cupola che è affrescata, l'intradosso affrescato, cioè un ciclo importante. E attraverso i 12 riquadri disegna, perché lo vedete nel disegno che sta sopra, disegna 2 episodi diversi, in tutto 19 episodi. E che cosa lo guida? Non Giotto, quando affresca le storie di San Francesco, si basa su Tommaso da Celano, ma soprattutto su Bonaventura da Bagnorea. Qui la finalità di Gozzoli è comparare la vita di Francesco, il suo modo di vivere, a quello di Gesù. Sotto, parto da sotto, c'è un sogno di Francesco. È definito il sogno del intanto che qui vedete ci sono 2 episodi. Sulla sinistra il famoso dono del mantello al mendicante, sulla destra invece vediamo Francesco che sogna e cosa fa Gozzoli? Non li mette più accanto, ma manda il sogno in profondità. Abbiamo fatto un passo avanti notevole rispetto a Giotto. Qua la realtà, Francesco che sogna, e il sogno non sono uno accanto all'altro, ingenuamente, come in Giotto, ma il sogno è allontanato. In questo caso sogna un castello dove le armi sono trasformate in stendardi con la croce. Cioè l'annuncio di quello che sarà l'ordine militante dei francescani. L'ordine militante e mendicante dei francescani. Quindi ancora un sogno veicolato al futuro, un sogno di premonizione. Adesso andiamo al riquadro superiore. Vi dico solo cosa c'è a destra. C'è Onorio, Papa Onorio, che concede a Francesco la regola che Innocenzo III aveva rimandato. Sulla sinistra invece vediamo Innocenzo III che sogna. Dove lo ha messo Gozzoli? In profondità ha messo il sognatore. Come dire che il sogno viene da lontano. Colui che sogna è sullo sfondo, potremmo dire quasi dall'inconscio. E in primo piano vedete che la soluzione formale è ben diversa, è molto più suggestiva di quella scelta da Giotto. Il sognatore è in profondità e in primo piano abbiamo il sogno, la stessa collocazione, Francesco, che impedisce il crollo di San Giovanni il Laterano, che simboleggerebbe il crollo della Chiesa. Straordinario anche questo testo. Andiamo avanti, sono tutti testi famosi per ora. Questo è Piero della Francesca, ovviamente. Siamo ad Arezzo, il grande ciclo della leggenda della croce, non inedito in pittura, era già stato fatto più volte. In particolare va ricordato la leggenda della croce di Taddeo Gaddi, che sta in Santa Croce a Firenze. Qui lo vedete prima del restauro e dopo il restauro. Come colloca i 2 mondi? Perché è questo che mi interessa farvi avvertiti. Abbiamo visto Giotto uno accanto all'altro, Gozzoli che lavora sulla profondità per differenziare, Piero introduce il mediatore, l'angelo. Il sogno e il sognatore, ovviamente il sognatore è Costantino. L'angelo fa da mediazione tra Costantino e il sogno. Vedete che nell'opera non restaurata non avvertiamo che l'angelo tiene in mano questa piccola croce, che poi è la vera fonte di luce di questa straordinaria composizione. Vedete che siamo all'interno di una composizione, come sempre in Piero, rigorosamente geometrica. Basta vedere il risalto delle verticali. Il messaggero divino piomba su Costantino come un uccello. E l'interazione, proprio come vi dicevo, tra il sogno e il dormiente è assicurata dall'angelo. Ma c'è un colpo di genio. Così come il servitore semiaddormentato compie un'opera di mediazione, di interazione tra l'affresco e lo spettatore. Ci sono due intermediari qua. L'angelo come intermediario tra il sognatore e il sogno e il servo in luce che fa da mediatore tra il testo pittorico e noi che guardiamo. Colpo di genio. Ovviamente, per fare anche delle considerazioni pittoriche, la vera protagonista di questa scena è la luce, che sembra emanare veramente da quella piccola croce. Questa luce che accende la tenda, letteralmente. E il giaciglio imperiale lascia un po' in ombra i soldati, tranne quello che ci media, ed è la luce mistica, possiamo chiamarla così, di Piero. La luce delle opere di Piero non è una luce naturale, è una luce mistica, basta guardarla nella flagellazione. Perché in fondo Piero racconta il passaggio tra l'ombra del paganesimo e la luce, attenti bene, non della fede cristiana, ma della ragione cristiana. Perché Piero è il pittore della razionalità. E questa luce trasfigura letteralmente l'apparizione in un evento che è essenzialmente luce. E questo è il sogno di cui l'angelo si fa mediatore, cioè l'illuminazione della mente di Costantino. Vi devo leggere perché è troppo. Cosa scrive Roberto Longhi nel suo libro su Piero della Francesca? Dice: la pittura più inaspettata di ogni tempo italiano. E adesso state attenti alle citazioni. Un'opera dove il fiabesco notturno del gotico collima col classicismo antico. E pensate a come sono ritagliati i guerrieri, i soldati, il servitore, con l'illuminismo struttivo del Caravaggio. Cioè quella luce di Caravaggio che fa la struttura del testo pittorico, con quello magico del Rembrandt e persino con la pesatura pulviscolare di Seurat, la Granjat. E aggiunge Longhi, citazioni cui non ci saremmo indotti se nella rarità del frangente, cioè nella rarità del testo pittorico che abbiamo davanti, non ci fossero apparse tutte calzanti. E subito dopo c'è la descrizione di questo quadro, l'ex frasis, come la chiamavano i greci. Andate a leggerla, Longhi ha un italiano strepitoso, oggi ci sembrerà un po' antico, ma è un italiano luminescente. Il suo italiano sembra proprio l'italiano di Piero della Francesca. Andiamo avanti, anche se qui si potrebbe rimanere a lungo, Si è sempre a casa con Piero. E vediamo un altro sogno pochi anni dopo. La leggenda della croce, collochiamola intorno agli anni 60, ma la datazione della leggenda della croce è ancora sospesa. Questo è Carpaccio, è il sogno di Sant'Orsola, siamo alla fine del 400, 1495. Fa parte delle storie di Sant'Orsola. Sono 9 telieri, perché erano su tela, che illustrano questa vita leggendaria di una principessa bretone del IV secolo d.C., che era stata promessa sposa a un re d'Inghilterra, che durante un viaggio che fa verso Colonia viene massacrata dagli Unni, insieme, non stupitevi per il numero, a 11.000 vergini. E i telieri raccontano l'arrivo degli ambasciatori inglesi per chiedere Orsola in sposa, che è uno dei momenti dal punto di vista pittorico. Devo dirvi che la Venezia di Carpaccio, chi conosce questo pittore, è una Venezia, secondo me, di fantasia, che appare sempre più ricca, più brillante, più grandiosa di quella vera. Mi verrebbe da dire che la Venezia dentro la quale, un po' come questa stanza, nella quale Carpaccio ambienta le storie di Sant'Orsola, gli esterni, è una città da sogno, ordinata, fuori dal tempo, abitata da uomini e donne vestiti in maniera elegante, a cui lui adegua uno stile pittorico elegantissimo, lo vedete anche qua, ma insieme pacato, non c'è pathos. Voi guardate anche il Giobbe di Carpaccio, non c'è mai pathos nei suoi quadri. Come se l'eleganza della sua pittura placasse ogni disordine, ogni contrasto. Certo, questo in riferimento alle storie di Sant'Orsola dà alle storie di Sant'Orsola un andamento quasi fiabesco. Ma Carpaccio è anche il pittore dei dettagli, capace di creare quasi un quadrato, questa pittura. Cosa ci colpisce se guardiamo Orsola dormiente e sognante? Questo è un sogno. Ci colpisce la sua mano destra che è appoggiata all'orecchio quasi per aprirlo. Sta mano appoggiata a conchiglia all'orecchio, che sembra dirci cosa? Che lei sta dormendo, ma si espone all'ascolto della parola di Dio. Pensate, quel dettaglio ci fa intuire un suono, questa precognizione sonora che gli giunge dal futuro ancora. E lui ha risolto il contrasto tra sogno e sognatore, indicando questo dato sensoriale flebile. E allora noi sembra di sentire, magico, questo suono flebile del futuro, in questo silenzio che pare immoto dentro la stanza, che nel suo formato quadrato mi piace dire che diventa una scatola del sogno, frutto di una geometria rigorosa che riesce a scandire, a evidenziare, a sottolineare tutti gli elementi della scena. E sono elementi vicini al sogno. Guardate bene, al sogno come fenomeno psichico e non come elemento mitico. Intanto abbiamo questa impressione del fotogramma, di questo sogno che è calato tra l'inizio del giorno e il finire della notte. È quella luce che sta penetrando dalla finestra bifora, tra l'altro una bifora lombarda, sulla parete di fondo della stanza. Sembrerebbe quasi che Carpaccio conosca già il fatto che i sogni che si sviluppano nella fase REM, se fatti sul far dell'alba, vengono ricordati più facilmente, come sappiamo tutti, no? Che i sogni che ricordiamo meglio, vabbè, i neuroscienziati ci dicono quelli spiacevoli, sono quelli che ricordiamo meglio. In realtà sono quelli che facciamo a ridosso del mattino. E che questa scatola del sogno sembra contenere sia la parte conscia di Orsola, straordinario è questo legame tra conscio e inconscio, questo qua, cioè il timore del martirio. Guardate la corona posta ai piedi del letto, consapevole, sia quella inconscia. Guardate la sedia alla sinistra del letto, sedia a trono vuota, le sue aspirazioni di regina infrante. Ed è curioso anche che questa stanza del sogno non è chiusa. Guardate, tutte le aperture vanno verso l'aperto, un hortus conclusus, da un canneto, o a stanze attigue. Quasi che Carpaccio fosse consapevole che durante i sogni c'è l'incontro di mondi e visioni diverse, difformi, gli armadi schiusi. Il sogno che si apre, l'armadio a muro, quello dei ricordi, il tavolino, il libro aperto, quella conoscenza che Orsola non ha ancora acquisito, l'altro chiuso, sapienza assimilata, e in mezzo ai due volumi la clessidra, dove la sabbia sta ancora scendendo. Il tempo limitato dell'immagine onirica. Ci sono anche altri simboli che forse escono dalla grammatica del sogno. C'è il mirto, i garofani nei vasi, l'amore terreno, l'amore divino, la fedeltà, il cagnolino ai bordi del letto. Una delle rappresentazioni di sogno più straordinarie dell'intera storia della pittura, più straordinaria anche del Raffaello che adesso vediamo. Andiamo avanti. Questo è il sogno del cavaliere, 1503-1504, piccolissimo, era un dittico, eh? A destra il sogno del cavaliere, scusate, a destra il sogno, 17x17, quindi due tavolettine. A destra il sogno del cavaliere, a sinistra le tre grazie, le famose tre grazie di Raffaello. Questo è il sogno del cavaliere, che rimanda a un classico della letteratura classica, il Somnum Scipionis, di cui parla Cicerone nel sesto libro della sua Repubblica, e di cui poi farà un commento ampio lo scrittore Macrobio, di cui vi ho parlato prima. È un'opera che ha un fascino come tutte quelle di Raffaello, no? Lui riesce a dare sempre alla sua pittura questa spontaneità, come se la composizione del quadro fosse semplice, in realtà è tutta giocata su un equilibrio delicatissimo di linee, di piani. C'è sempre una ricerca sottilissima. Il cavaliere sogna, qualcuno ha ricordato Ercole al bivio, ma Ercole al bivio che deve scegliere tra le due strade non sta sognando, quindi il riferimento più corretto fosse proprio al Somnum Scipionis. Il cavaliere sta sognando due strade, due vie, due futuri possibili. A sinistra il futuro della virtus, non tanto virtus militare con la spada, ma vita attiva, e del sapere, il libro che tiene. Dall'altra c'è voluptas, col fiore, il piacere, ma nel fiore anche il carattere effimero del piacere. Mi sembra che Raffaello compia una specie di errore, perché le due figure allegoriche non sembrano essere contrapposte in una bilanciata simmetria. Guardate l'asse dell'alberello, che dà più spazio e prefigura la scelta in positivo che il cavaliere farà. In questo caso Raffaello dà insieme, altra soluzione formale, abbiamo visto le diverse soluzioni formali, no? Giotto uno accanto all'altro, Gozzoli in profondità, dà insieme sognatore e sogno, crea una specie di confluenza tra i due momenti. Andiamo avanti. Questo lo vediamo soltanto, non vi leggo solo il passo. Qui siamo nelle logge vaticane, nella loggia principale, dove ci sono 46 affreschi che illustrano il Vecchio Testamento in 12 volte, e nella 13ª volta ci sono 4 episodi del Nuovo Testamento. Questo è Giuseppe, interprete di sogni. Noi quando parliamo di Giuseppe pensiamo a Giuseppe che interpreta al faraone i sogni che riguardano le spighe che marciscono, le vacche che dimagrano, 7 anni di fertilità, 7 anni di carestia. Ma Giuseppe ha già sognato prima. Vi leggo il passo di Genesi 37, 5-10. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli. Momento, che soluzione hanno trovato? I disegni preparatori sono di Raffaello, l'esecuzione è della scuola di Raffaello. Qui siamo nel 1516, perché era un lavoro talmente imponente che non poteva essere. Infatti lo vediamo, se il gruppo di sinistra è fatto da un aiuto che ha più padronanza della lezione di Raffaello, il gruppo di destra, e in particolare la figura di Giuseppe, appare fiacca, a meno che si voglia rilevare la sua piccolezza rispetto alla grandezza dei sogni che lui fa. La soluzione formale può sembrarci ingenua. Il sogno viene rappresentato attraverso 2 sfere. I 2 sogni di Giuseppe sono raccontati nelle 2 sfere sul cielo. C'era anche una soluzione precedente di questo tipo, i sogni venivano raccontati in una mandorla, poi ce ne sarà una che invece sarà molto più frequentata. I sogni sono raccontati dentro una nube, per dare anche il carattere indefinito del sogno, e la soluzione della nube forse è una delle più felici. Ma per darvi intelligenza vi leggo il brano Genesi 37, 5-10. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai fratelli, si comincia da quello che avete sulla destra, che lo odiarono ancora di più. Disse dunque, ascoltate questo sogno che ho fatto. Noi stavamo legando i covoni in mezzo alla campagna, quando ecco che il mio covone si alzò e restò dritto, e i vostri covoni vennero intorno e si prostrarono davanti al mio. Gli dissero i suoi fratelli: vorrei fosse regnare su di noi o ci vorrai dominare. Lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Ma arriva il secondo sogno, che sta nella sfera di sinistra, ancora più presuntuoso. E gli fece ancora un altro sogno e lo narrò al padre e ai fratelli e disse: ho fatto ancora un sogno, sentite, il sole, la luna, papà e mamma, e 11 stelle, gli 11 fratelli, si prostravano davanti a me. Lo narrò dunque al padre e ai fratelli e il padre lo rimproverò e gli disse: che sogno è questo che hai fatto? Dovremmo forse venire io e tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? Sarà così, sogni profetici, sogni di preannuncio del futuro, quando la carestia li spingerà ad andare in Egitto per trovare soccorso. Giuseppe è diventato viceré, si dovranno inchinare, prostrare davanti a lui. Andiamo avanti, dai, che abbiamo ancora un po' di strada. Oh, questo è molto, molto, molto curioso. È il primo sogno disegnato, un acquarello questo qui, Dürer, un acquarello di Dürer, 1525. È il primo sogno autobiografico, cioè Dürer dipinge, acquarella un sogno che ha fatto lui. Prima è inedito questo nella storia della pittura. Non disegna il racconto di un sogno, la scena di un sogno. Disegna un suo sogno. E l'acquarello raffigura un incubo, una pioggia apocalittica, guardate la massa sulla destra. Sogno che ha fatto nel 1525 e che lo sveglia. Racconta nella scritta che vedete sotto che durante la notte tra un mercoledì e un giovedì dopo la Pentecoste aveva avuto questo sogno, questa visione, questa massa d'acqua che faceva tremare la terra. Ma quello che lo spaventava di più era la lentezza della discesa di quest'acqua, di questo diluvio, che gli dava, a lui che sognava, un senso di inevitabilità, di un'apocalisse terrificante. È un brano assolutamente curioso e, vi dicevo, prezioso, perché il primo sogno che potremmo definire autobiografico, dove il sognatore disegna il proprio sogno. Andiamo avanti con un altro Dürer. Questo è un'incisione fatta col bulino una ventina d'anni prima, nel 1498. Si chiama Il sogno del dotto, che vedete rappresentato sulla sinistra, appunto dormiente, forse il caldo di quella enorme stufa davanti alla quale sta, sulla quale c'è una stufa che fa anche da deposito, ci sono dei frutti su questa stufa. E deve essere un sogno malizioso, il sogno del dotto il titolo, però per essere sincero ha anche altri due titoli: La tentazione dell'ozioso, che è dormiente comunque, o più semplicemente gli è stato dato il titolo Il sogno e basta, anche se è conosciuto appunto come Il sogno del dotto. Una splendida prova d'artista, devo dirvi, bravissimo Dürer, è più bravo quasi come incisore che come pittore. La scena è complessa e devo dirvi che la decifrazione non è del tutto. Gli si dà questa significazione. Questo sogno ha come fine di meditare sul vizio dell'abbandono, dell'ozio o della lascivia che l'ozio genera. Siamo in una stanza molto ben riscaldata, forse troppo riscaldata, al punto che ha fatto addormentare il dotto. Lo vediamo dal suo abbigliamento, dal suo cappello, che è una raffigurazione in qualche modo del sapiente. E questa stufa a mattonelle così imponente quasi lo giustifica nel suo sonno, nel suo essersi addormentato. Resta il fatto che questo anziano dotto, invece di lavorare, si è assopito e ne approfitta quella figura mostruosa che vedete in alto, che insuffla aria nel suo orecchio attraverso un mantice, quasi suggerendo, attraverso questo soffio, ancora l'orecchio, come nell'Orsola del Carpaccio, la visione di questa Venere. È una Venere classica, che rivolge la destra all'uomo. È straordinario il putto, l'Eros, quindi, che sta in basso, coi trampoli. Sta giocherellando sui trampoli, quasi a dirci della futilità rispetto al sapere, di cui questo sognatore diventa quasi vittima. Ed è raffigurato proprio mentre si sta arrampicando sui trampoli, ma sta giocando. E c'è anche una sfera vicino a Eros, o un pallone, potremmo dire. È un Eros giocoso, mentre la madre Venere è tutta impegnata nell'attività tentatrice. Cosa sta porgendo al sapiente, al dotto? Ha un anello in mano. E qui c'è l'eco di una leggenda molto raccontata dal XII al XVI secolo. Pensate che poi però nell'Ottocento l'ha ripresa Heine e anche Mérimée. Questa leggenda raccontava di un diavolo che era nascosto in una stupenda statua di Venere, che lega a sé, in una specie di fidanzamento, un giovane e soltanto un sacerdote poi nel corpo della leggenda riuscirà a liberare da questo incantamento. In basso avete visto il monogramma di Dürer. Andiamo avanti e vediamo un'altra incisione, di poco successiva, forse molto più misteriosa. Questo è Marcantonio Raimondi, incisore contemporaneo di Raffaello, incisore di molte opere anche di Raffaello, di molti disegni di Raffaello, ma incisore soprattutto, cosa che gli causò la fuga da Roma, dei ragionamenti dell'Aretino e dei sonetti lussuriosi dell'Aretino. Quindi un incisore che sfiorava la pornografia. Questa è la prima stampa italiana, la prima incisione italiana che raffigura un sogno. Incisione era anche abbastanza recente, intendiamoci. La prima che tenta la rappresentazione di una visione notturna, e la sua interpretazione ancora oggi è subiudice, non è di facilissima lettura. Cosa vediamo? In primo piano vediamo queste due figure di donna nude, che stanno dormendo, quindi stanno sognando. Sulla destra corso d'acqua o dell'acqua stagnante, dalla quale fuoriescono questi animali ibridi, dall'aspetto mostruoso. Sullo sfondo una città in fiamme, e questo favorì una lettura che adesso è quella che noi faremo. È chiaro che questa stampa ci mette al centro di una visione della materia onirica, quasi anche per il gioco della prospettiva, e quindi per il modo con cui il nostro sguardo va verso l'incendio, il cielo. Ci precipita. Straordinario l'effetto. Ci precipita al centro di una vera e propria esperienza onirica. È chiaro che una delle due donne sta sognando. E quindi anche noi, grazie a lui, a Raimondi, viviamo un sogno. Di tutte le possibili letture, quelle anche un po' porno, quelle lesbiche, eccetera, ma la più credibile è che la sognatrice, che ovviamente è quella che vediamo nel volto, sia Didone, e che questa stampa racconti un sogno, o meglio un incubo di Didone, e che quindi la fonte sia l'Eneide di Virgilio, in particolare il sesto libro, dove è raccontato un sogno simile. Allora avremmo nelle due donne la regina Didone e sua sorella Anna, che dormono apparentemente tranquille, ma il sogno in realtà ci appare angosciante. Sappiamo che Didone perché dorme tranquilla? Perché è innamorata. Innamorata. La scena del bacio nella grotta durante una tempesta, dove lei riesce a rivelare tutto il suo amore. Una storia bellissima quella, tragica e bellissima, ma che via via dal quarto al sesto libro dell'Eneide va a illuminarsi di luci sempre più sinistre e di presagi, e la sorella sogna quello che gli accadrà. Enea lo abbandona, e allora Enea sarebbe il personaggio che vediamo sulla barca, le navi troiane che stanno andando verso il loro destino. Non è che Enea non ami Didone, ma è più forte la forza della Nanche, è più forte la forza del destino. Lei si sveglia dal sonno, è bellissimo il verso latino, terrorizzata, perché non solo ha visto la partenza di Enea, con una volta i sogni che si proiettano nel futuro, ma ha visto la sua città incendiata. E nel testo latino dice alla sorella: Anna soror, que me suspensam insomnia terrent. Anna, sorella mia, quali incubi mi hanno atterrito, suspensa, bellissima, sognante, sospesa nel sogno, sulla soglia del sogno. C'è il lessico della passione qua dentro questa stampa. Andiamo avanti. Come risolvono i pittori nordici il problema del sogno? Beh, intanto lo risolvono non raccontando sogni, raccontano prevalentemente incubi e raffigurano l'incubo e basta, non danno il sognatore. Guardate che i quadri di Bosch, questo è Bosch, sono tre, quelle che avete sotto gli occhi, delle quattro visioni dell'aldilà, che fino al 2010 si trovavano nel Palazzo Ducale di Venezia. Oggi dal 10 sono stati spostati giustamente alla Galleria dell'Accademia. Oh no, scusate, mi sono dimenticato. Ecco, mi è scattato, Galleria dell'Accademia, mi è scattato. Il Raimondi che abbiamo visto prima è intitolato Il sogno di Raffaello, perché si supponeva partisse da un disegno di Raffaello che appunto raffigurava il sogno di Didone. In realtà, guardarlo bene, non c'è niente di Raffaello. Dovremmo chiamarlo il sogno di Giorgione, allora, perché in quell'incisione è chiarissima la matrice giorgionesca, proprio per la vicinanza all'artista nello stile. Basta pensare a quei fulmini, la tempesta, l'enigmatica tempesta. C'è Giorgione nel senso di profondità dello spazio, nella ricchezza dei chiaroscuri. Me l'ho dimenticato, parlando dell'Accademia, quindi di dove stanno le opere più belle di Giorgione, mi è venuto in mente. Qui abbiamo, partendo da sinistra, la discesa agli inferi, l'inferno e il quarto, che qui non ho riprodotto, è il paradiso terrestre, e qui l'ascesa verso l'Empireo. Ma io non volevo tanto leggervi Bosch, che richiederebbe ovviamente, volevo sottolinearvi il fatto come la soluzione che si dà al rapporto tra realtà, sognatore e sogno, realtà e sogno, al nord viene in qualche modo scavalcata. I sogni sono solo incubi e si racconta solo l'incubo in sé, senza rapportarlo all'eventuale sognatore. Traduciamo, questo significa che il sognatore, il pittore lo identifica con lo spettatore del quadro. Guarda i tuoi incubi, guarda le tue paure, guarda i tuoi terrori. Però al nord è questa soluzione. E i quadri di Bosch, i suoi contemporanei, li videro tutti come sogni, cioè come incubi. Non li videro, per esempio, penso al Giardino delle Delizie, nella loro valenza allegorica, nella loro ricchezza simbolica. Li videro assolutamente come incubi. Andiamo avanti. Vediamo un quadro che forse non conoscete, ma che è molto bello, secondo me. Il quadro è di Battista Dossi, il titolo è Allegoria della notte, siamo nel 1544. Lui è il fratello di Dosso Dossi, pittore, diciamo, di ben altra levatura. Se avete occasione o curiosità, andate a guardare un quadro di Dosso Dossi che è ancora oggi oggetto di interpretazioni le più diverse, stravaganti, un po' come la tempesta di Giorgione, quadro che si chiama Giove dipinge farfalle, e dove c'è Giove che sta dipingendo su una tela queste farfalle, quadro strepitoso. Questo non è male comunque. Vedete che in primo piano abbiamo questa donna addormentata, a destra il gallo che preparerà il risveglio, dietro una civetta, l'animale della notte, e questa figura maschile barbuta che forse esibisce un frabello di piume, come dire che il sogno può sferzare, può accarezzare, e che rappresenta il sonno. E intorno alla figura della dormiente, vedete com'è sobria, ma è classica come le Arianne, di un plasticismo e di una monumentalità straordinaria, dovremmo dire, come sinonimo di straordinario, che la donna è michelangiolesca, e intorno a lei c'è tutto un mondo di sogno incubo, perché è un sogno formicolante di esseri mostruosi, vividamente illuminati dalle fiamme di un incendio che sta sullo sfondo. Questa è la ragione per cui, non di Didone, ma qualcuno erroneamente, perché non c'è fondamento, non c'è un testo letterario, spesso ti aiuta nella decifrazione del quadro quando scopri che c'è un testo letterario che può essere nella fonte. Qua non c'è, però alcuni critici lo chiamano il sogno di Ecuba, e quindi quella città che brucia sullo sfondo sarebbe ovviamente Troia, ma non c'è ragione, è semplicemente una donna che sogna un mondo non pacificato, che vedete formicola di esseri mostruosi, che le fiamme sullo sfondo illuminano, ma rendono quasi fosforescenti e quindi ancora più terrorizzanti. Potrebbe essere che questa composizione così bizzarra, ma anche fortemente originale, si ispiri a un passo delle Metamorfosi di Ovidio, in cui Ovidio descrive la casa del sonno. Ma sicuramente, se è così, va detto che Dossi ci ha aggiunto le suggestioni infernali del Bosch, che abbiamo visto prima, e che lui, lo sappiamo da una sua lettera, ha visto a Venezia. Facciamo adesso un salto nell'Ottocento, facciamo un lungo salto. Il Seicento ha raccontato spesso sogni. Il Settecento, secolo dell'illuminismo, guarda male, non ha un grande interesse per il mondo onirico. È visto come un mondo, come un regno della irrazionalità, comparabile quasi alla follia. Sognare, quasi essere visionari, è sicuramente allontanarsi dai regni della ragione. Quindi ho fatto un salto e poi, per addolcire il discorso, vi ho messo un sogno fortemente pornografico. Questo è uno dei più grandi pittori giapponesi, si chiama Okusai, e il titolo è Il sogno erotico della moglie del marinaio. Siamo nel 1820. Si chiama questo tipo di disegni, che a fumetti di fatto, perché tutte le scritte che vedete sono i dialoghi tra... dialoghi che non vi leggo, ce li ho, ma non sono così scurrili che un pochino, per la verità, mi vergognerei a leggervi nella loro integralità. Si chiamano shunga, questo tipo di composizione fumettistica. Però stiamo parlando di un pittore di altissimo livello. E abbiamo questa giovane molto avvenente e questo polpo gigantesco che la avvinghia coi tentacoli e che con la bocca gli succhia avidamente il pube, con un piacere da satanato. Guardate come il pittore sottolinea l'assatanamento attraverso gli occhi. E maliziosamente un polipo più piccolo, lo vedete, che è all'altezza della bocca della giovane signora e la bacia ardentemente. Ménage à trois, diremmo oggi, no? E attorno a queste figure, come in un film, questo è il tipico sogno erotico. Rimanda già al passato, a un passato che non c'è. Non a caso il titolo è Della moglie del marinaio, marito lontano. I sensi non si assopiscono, emergono dentro il sogno. Andiamo avanti, rimanendo nell'Ottocento. Questo è un tipico sogno, anche questo, come il sogno erotico, anche questo è un tipico sogno. Questo è Odile Redon, pittore francese. Il titolo è Il ragno che sorride, è una litografia 1888. Io vi avevo messo sotto un ragno preistorico, che non lo vedo, non so se è scomparso, se non l'ho mandato, per dirvi come questo tema del ragno attraversa l'intera storia della rappresentazione, dalle pitture rupestri dei Camuni, appunto il ragno preistorico, fino a questo ragno beffardo e sorridente di Odile Redon. Redon è importante perché è considerato un ispiratore, un anticipatore di quella che sarà la poetica del surrealismo, e ha lavorato spessissimo alla proiezione di materiali che emergono dalla psiche, ma soprattutto dal serbatoio dell'incubo, Tenete conto che la fine dell'Ottocento, se guardiamo anche in letteratura, è caratterizzata da molti racconti di sogni incubo. Qui lui da cosa parte? Parte da una fobia molto diffusa, che è l'arachnofobia. E allora l'autore evoca questa presenza diabolica che, a ben pensarci, è ancora più diabolica grazie a questo sorriso sardonico. Sapete che il sardonico viene dal sorriso del guerriero sardo che, dopo aver ucciso il nemico, gli rideva sul suo cadavere, no? E qui il ragno ha proprio questo sorriso sardonico, che sembra portarlo fuori dagli spazi infernali. Dovremmo sottolineare il suo folto pelo, che se dovessimo leggerlo dentro la terminologia freudiana, dovremmo accompagnare all'immagine del vello pubico, quindi al peccato sessuale. Ma forse a vederci, io ricordo il disegno di un ragazzino che aveva disegnato una donna nuda e aveva fatto questa vagina dentata. Ecco, in qualche modo, se leggiamo questa litografia in termini freudiani, dovremmo dire che quello che emerge da questa immagine di sogno è la paura del femminile. Un femminile che sbrana, che è infernale, che divora e in più deride. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine delle immagini. Questo Dalì, di nuovo, ve l'avevo annunciato, c'ha un titolo che sembra quello del film della Vermeulen, Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio, 1944. In questo senso il fulcro è la piccola melagrana, quello che ha scaturito il sogno, che l'ape cerca di avvicinare, che vedete in basso sulla destra. Questo è l'incipit del sogno. Da lì fa un primo spostamento, prende un frutto sacro, la melagrana, sacro nella mitologia greca, Proserpina, sacro nell'iconografia cristiana, figura della redenzione, immagine della Chiesa. Abbiamo visto, leggendo il Cantico dei Cantici, le varie significazioni sacrali della melagrana. Anche qui c'è al centro un corpo nudo di donna, che sembra lievitare su questo scoglio che a sua volta sembra lievitare sull'acqua, e già questo ci dà la dimensione onirica della suspensam, vi ricordate Virgilio, Didone, terrent me suspensam. E cosa vede in sogno? Vede tutte figure selvagge, da un'altra melagrana primordiale, questa volta più visibile, più gigantesca, quasi un anti-uovo orfico, questo pesce enorme, dalla cui bocca esce una tigre, dalla cui bocca esce un'altra tigre, che sembra avere un fucile che punta. Dobbiamo leggerla anche qui come un'immagine di morte, come abbiamo letto, come un'immagine di morte il disegno di Michelangelo da cui siamo partiti. Guardate che la donna disegnata è la donna amata da Picasso, cioè Gala, da Dalí. Racconta in questo sogno che Gala racconta Dalí e che Dalí raffigura la paura della morte, visto che l'animale leggendario, l'elefante che sembra copiato dall'elefante di Bernini, che sta a Roma, con sopra e che è una figura generatrice, si sta allontanando, va nella direzione inversa. Io credo, ma è un'interpretazione mia, che questo quadro racconti la paura della maternità e che quello che vedo e che è evidente nell'allontanarsi dell'elefante e nel carattere aggressivo. Pensate che qualcuno è arrivato a pensare che Picasso in questo quadro, che racconta un sogno della moglie, della donna amata, abbia invece, Picasso, perché Picasso è quello che vediamo dopo, per quello che faccio sto lapsus, che Dalí abbia voluto raccontare l'evoluzione umana, dal frutto primordiale alla donna, cioè non so con quale fantasia. Io credo che il tema vero di questo sogno sia legato proprio alla maternità e in effetti Gala ha avuto un difficilissimo rapporto con la maternità nel corso della sua vita. Andiamo avanti, ci aspettano ancora due quadri e qualche piccola sequenza di film. Questo invece è Picasso, adesso non faccio più il lapsus, è il sogno 1932. Anche questo in qualche modo è un sogno erotico, non perché una metà, un quarto del viso rimanda al fallo maschile, ma è un quadro che racconta un sogno, infatti il titolo è esattamente Il sogno, è del 1932, Picasso vive una storia d'amore con Marie-Thérèse Walter, la sua amante, a cui dedica una serie di quadri. Questo è un quadro dove il sogno è associato in maniera diretta, immediata, proprio grazie alla sua struttura formale all'erotismo. Guardate che la sensualità carnale, qui Picasso, guardate come la rappresenta però. Intanto con l'uso di colori molto accesi, ma soprattutto, e questo a me è piaciuto molto, attraverso la raffigurazione delle forme arrotondate, molto arrotondate, morbide, pur essendo accentuate nei contorni, che sono netti, guardate, come questa accentuazione del contorno non elide, non offende la morbidezza, che è presente anche nel modo con cui le mani riposano sul bacino, riposano. Il tema è proprio quello del tondeggiante, della circolarità. Guardate anche la poltrona, che rimanda un po' alla poltrona rossa della signora di Cézanne. Guardate il seno. Guardate la collana. Ancora una volta torna questa donna che possiamo vedere frontalmente, sia frontalmente che di profilo. Pensando alla pittura di Picasso, che è sempre una pittura fortemente maschile, questo è uno dei suoi quadri più femminili, dove c'è veramente una nuova visione, sia fisica che erotica, del mondo femminile. Pensate alla Demoiselle d'Avignon e alla loro crudeltà visiva. Sono visivamente crudeli, due soprattutto. Questo in Picasso è anche un quadro di straordinaria pacificazione e con un'immagine del femminile estremamente dolce e lontana da ogni visione che possa scivolare nella minaccia, nella paura, nell'esitazione. Ultimo quadro che vediamo, ovviamente a questo punto, perché siamo nella stagione surrealista, avrei potuto prendere Magritte, ma anche alcune cose apparentemente astratte di Miró, soprattutto i quadri in nero, che rimandano chiaramente al notturno e al sogno. Ma mi sembrava scontato. Mi interessava di più farvi vedere un pittore che forse non tutti conoscono, che è Paul Delvaux, è un pittore belga, è morto nel 1994, 97enne se ricordo bene. Il quadro è intitolato La materia dei sogni e il titolo è preso da Shakespeare, dalla Tempesta, il verso famoso Noi siamo della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Perché tutta la pittura di Delvaux è sogno. E il suo non è il mondo della realtà, non è il mondo della fantasia, è il mondo onirico, è il mondo dei sogni. E in particolare questo quadro mi sembrava ricapitolare tutto il nostro viaggio, perché racchiude l'antichità, il classico, il Rinascimento. Quindi, oltre a contenere ovviamente simboli fin troppo decifrabili e leggibili, pensiamo allo scheletro, ma questa ragazza che sogna, perché è una giovane ragazza, sta sognando in qualche modo, e mi sembrava giusto chiudere con questo, con l'intera storia del sogno. Andiamo avanti, abbiamo ancora un quarto d'ora, credo, non di più, non spaventatevi. Andiamo avanti e vediamo un testo, una installazione video, che è l'intersezione, che racconta bene, nonostante sia il pezzo più recente che vediamo, 2013, ed è un brevissimo video di meno di un minuto di Bill Viola, che è intitolato appunto Sognatori. Lo guardiamo, speriamo di vederlo bene. Proviamo. Spero che il filmato parta. Se sentiamo anche il sonoro è meglio. Possiamo rivederlo col sonoro? Altrimenti no, eh. Che problemi. Cosa mi piace in questo video, trovo Biviola spesso geniale, soprattutto quando, non è questo il caso, rifà la pittura classica, penso alla Visitazione del Pontormo, a un quadro di Masolino. Lui ha lavorato spesso sulla pittura del Rinascimento facendo una serie di installazioni. In questo mi piace la soglia. Qui veramente il sognare è definito nella sua sospensione, quel suspensam che usa Didone. Noi abbiamo visto una specie di pace, di quiete che avvolge queste 7 figure maschili e femminili che sono di diverse età, hanno indosso gli abiti della quotidianità. Certo, sembrano in una condizione di trance ipnotica, no? C'è un fiato trattenuto, come se stessero in apnea. Però è proprio questa dimensione che le proietta in un sogno denso, autentico, acquatico. L'acqua è uno dei grandissimi temi, tutti da leggere quasi sempre in positivo, dei nostri sogni. Ed è come se questi 7 personaggi nell'acqua limpida si sentissero protetti, tutelati, come in una culla, come in un liquido amniotico. Torniamo alla simbiosi leonardesca, che li fa simili, ma li fa quasi pronti a colloquiare, a conoscersi. Non sono, nonostante la sospensione, lontani dalla nostra esperienza. Ci spingono in qualche modo a esplorare la nostra parte più profonda legata all'inconscio. È l'incontro con l'altro, con ciò che muta, che è individuato nel passaggio da una figura all'altra, da un livello all'altro. E ci spinge veramente verso l'altro e verso un altrove. Ci sono alcuni filmati, adesso vediamo se riusciamo a vederli. Il primo non è necessario che ci sia il sonoro, quindi possiamo vederlo, però prima di vederlo vi dico di cosa si tratta, non questo, se no lo vediamo in termini ossessivi. Questo è, ho scelto brani ultra famosi, questo è il prologo di Un chant andalou di Buñuel, siamo nel 1928, è quello che io chiamo il manifesto del cinema dell'immaginario. Non che prima il cinema non avesse raccontato il mondo dell'inconscio, della follia, il mondo notturno, il mondo infero, penso al Gabinetto del dottor Caligari di Vienne. Siamo del 19. Penso a un film di Pabst, 1915, che è un film sulla psicanalisi, sulla terapia psicoanalitica. Il cinema dell'espressionismo aveva praticato spesso il mondo notturno. Ma Un chant andalou, manifesto, vi ripeto, del cinema dell'immaginario, apre e dice che il mondo dei sogni, quando Buñuel dice se la palpebra bianca dello schermo potesse esplodere, dire tutto quello che può dire, farebbe saltare il mondo. Sta parlando del mondo dei sogni. Un chant andalou, prologo a parte, che è quello che noi vedremo, breve, racconta 2 sogni, intrecciati l'uno all'altro. Il testo in sé potrebbe sembrare incomprensibile. Un sogno di Buñuel, un sogno di Salvador Dalí, che oltretutto nella prima suonava anche il pianoforte dietro lo schermo. Sono due sogni loro, quindi autobiografici, che vengono raccontati in una scena andalù. È veramente il manifesto, potremmo chiamarlo così, di quello che io definisco il cinema dell'immaginario. Fino allora il cinema aveva comunque avuto, anche nelle deviazioni espressionistiche, una dimensione realistica. Con questo film si apre tutto un capitolo che poi darà vita al cinema di genere, ai generi cinematografici, dall'horror al fantasy. Qui però vengono raccontati letteralmente due sogni fatti dai due autori del film. Vediamo il prologo, che non è un sogno ma ha una dimensione notturna. Via. Qui non è interessante. Significa, questo è il prologo, poi partono i due sogni che, vi ripeto, non vengono raccontati linearmente, ma vengono raccontati sovrapponendo un sogno all'altro sogno. Qual è il significato del prologo? Che è giocato tutto, l'uomo che avete visto è Buñuel, questo ancora una volta a dire la natura autobiografica di questo testo. E la sequenza è raccontata in montaggio alternato tra la nube che si avvicina alla luna fino a tagliarla e il rasoio che si avvicina all'occhio, era un bue per la verità, non vivo, che viene tagliato. Buñuel sta dicendo: il cinema non è il regno dell'occhio, il cinema è il regno dell'inconscio, il cinema è parola, linguaggio dell'inconscio. L'occhio non serve. Questo è il significato vero di questo prologo. Non è la realtà ciò che il cinema deve rappresentare. Il cinema deve rappresentare e raccontare l'inconscio. È un linguaggio che per sua natura, per la sua struttura, per la sua sintassi, questo qualche anno dopo Musatti, più grande psicanalista italiano che ci sia mai stato, traduttore dell'opera omnia di Freud, dirà che c'è un'analogia. Lui, che era partito come psicologo, aveva fatto studi di filmologia, dirà che sogno e film si affratellano l'uno con l'altro e si possono leggere attraverso la stessa metodica. E racconterà che moltissime volte i suoi pazienti hanno fatto lapsus sostituendo sogno a film, film a sogno. Ecco, Buñuel ha questa consapevolezza di avere a disposizione un linguaggio che può raccontare il mondo onirico, può raccontare il mondo dell'inconscio. Questo la psicanalisi lo ha capito poco e tardi. Si poteva sfruttare di più la forza e la potenza di questo linguaggio. Vediamo una sequenza del 1945, il film è di Hitchcock ed è Io ti salverò. Perché lo vediamo? È la storia di un amnesico che si fa passare per medico, che innamora questa giovane impensabile dottoressa, perché dove avrà insegnato sta giovanissima psicanalista all'asilo psicanalitico di Mosca, Porastella. È veramente improbabile come psicanalista. Lei non riesce comunque a guarire l'uomo di cui si è innamorata, che è amnesico. Lei è Ingrid Bergman, lui l'amnesico, quindi bravissimo Gregory Peck, che è mai così bravo come a far l'amnesico, viste le sue basse dosi e doti di attore. non riuscendo a, ed essendo ricercati dalla polizia perché lui è accusato di un delitto, lei si è rifugiata a casa del suo terapeuta, del suo didatta. E questa è la sequenza in cui Gregory Peck, l'amnesico, racconta un sogno, che sarà poi il sogno risolutore del complesso di colpa che gli ha originato, che è l'uccisione accidentale del fratellino scivolato su un cancello. Cosa c'è di curioso? Che il sogno che lui racconta è disegnato, cioè la scenografia di quel sogno è di Salvador Dalí, e quindi ancora una volta il nostro percorso crea i suoi legami. Via. Oh, come ti senti? Ah, il caffè. Male. Adesso ci racconterà quello che ha sognato. Oh, bene. Prendo il taccuino e gli occhiali. Allora, ecco perché c'entrano i sogni. Essi ti descrivono quello che cerchi di nasconderti, ma te lo descrivono in una maniera enigmatica e completamente confusa. Il problema di chi li analizza è di mettervi ordine e, ricostruendo il quadro nella sua interezza, capire che diavolo hai cercato di rivelare a te stesso. Sì, è vero. Il sogno che ho fatto deve voler dire certamente qualche cosa. Deve esserci un significato che mi sfugge. Oh, lo scopriremo. Non riesco a capire bene che razza di posto fosse. Sembrava una casa da gioco, ma al posto dei muri aveva delle tende su cui erano dipinti dei grandi occhi. Un uomo con un enorme paio di forbici andava in giro a tagliare i trappeggi. Poi entrò una ragazza in vesti molto succinte che si mise a girare per il salone baciando tutti. Anzi, cominciò dal mio tavolo. Somigliava a qualcuno questa ragazza? Beh, a dire il vero, assomigliava a Costanza. Ah? Questo particolare non ha bisogno di spiegazioni. Avanti. Sedevo a un tavolo e giocavo a carte con un uomo con la barba. Scoprì una delle mie carte ed era il 7 di fiori. Lui disse: e 7? 21, vinco io. Ma quando girò le sue carte vidi che erano bianche. In quel momento entrò il proprietario che lo accusò di barare. Questo locale è mio, gridò, e se vi sorprendo ancora a barare, vi aggiusto io. Mi spiace per la faccenda della ragazza. Oh, c'è stato un mio paziente che mi ha sognato sotto forma di frullino. E che voleva dire? Lasciamo andare. Beh, ti pare di vedere qualche significato nel mio sogno? Non ancora, ma sono convinta che questa volta siamo sulla via buona. Adesso vi racconto il resto. Avanti. E cerca di ricordarti i particolari. Anche i meno importanti possono essere di grande utilità. Ecco, l'uomo con la barba si trovava ora sul tetto ripido di un altro edificio. Io gli gridai di stare attento, ma lui cadde lentamente nel vuoto coi piedi in aria. Ed ecco che ricomparve il proprietario, quello con la maschera. Si nascondeva dietro un comignolo e aveva in mano una piccola ruota contorta. Vidi che la lasciava cadere sul tetto. Poi mi trovai che correvo e qualcosa sbatteva sopra la mia testa. Era un gran paio di ali e stavano quasi per raggiungermi quando arrivai alla fine della discesa. Ah, devo essere riuscita a fuggire. Questo è tutto. Mi svegliai e vidi il dottor Bruno. Sì, prendi il caffè. Ah, grazie. Che sta succedendo? Che c'è? luce l'ha spaventato. Fotofobia. No, è stata la neve. Ovviamente non vi spiego il significato del sogno perché vuole essere un invito a vedere il film, che non è tra i migliori di Hitchcock, con una storia abbastanza improbabile, però questo sogno sarà decisivo e per la risoluzione della malattia del paziente e per la risoluzione dell'intrigo, dell'enigma e la scoperta del vero assassino. Ma vale la pena della visione perché c'è una Ingrid Bergman di una bellezza straordinariamente pura che a mio avviso vale tutto il film. Salverei, al di là della scenografia di Salvador Dalí, salverei una battuta che io trovo straordinaria e che si adatta a quasi tutti gli psicoterapeuti in circolazione, l'ho detto quasi tutti, quindi spero di non creare grandi offese perché uno può inserirsi nell'eccezione. Quando lei dice un mio paziente mi ha sognato come un frullatore, come un frollino, credo che questa sia una delle definizioni più belle di psicoterapia. Andiamo avanti, abbiamo ancora due sequenze se avete voglia. Questa è la sequenza di apertura, questa la conoscete tutti, ma torniamo alla sequenza di apertura del Posto delle fragole di Bergman, 1957, il vecchio professor Borg, quel mattino si sveglia prima proprio per questo sogno terribile che fa e che Bergman racconta con grande intelligenza cinematografica, con gli stilemi dell'espressionismo, ed è uno dei sogni, secondo me, più belli che il cinema abbia raccontato. Lo vedete, poi vediamo di decifrarlo un attimo. No, questa è l'ultima sequenza che dobbiamo vedere. Nelle prime ore del mattino di domenica 1° giugno, feci un sogno strano, insolito e molto sgradevole. Sognai di essermi smarrito durante la mia consueta passeggiata mattutina in una zona sconosciuta della città. Vagavo fra strade deserte e case in rovina. Grazie. Tratta di uno dei film più perfetti di Berman, Il posto delle fragole, di cui Woody Allen farà una versione al femminile, un film Un'altra donna, che procede quasi parallelo al posto delle fragole. Però il posto delle fragole ha un'unità di tempo straordinaria, perché racconta una giornata, domenica 1° giugno, appunto, come ha detto Lio Narrante, che è il protagonista, il professor Borga. È il giorno del suo compleanno, del suo 76esimo compleanno. Deve fare un viaggio da Stoccolma a Lund, dove riceverà un'onorificenza per i suoi 50 anni di attività medica. Questa è un po' la storia del film. In realtà questo non sarà un viaggio nello spazio, ma sarà un viaggio nel tempo, o più correttamente un viaggio nella memoria. Un viaggio salvifico, dentro il quale avverrà una trasformazione. Vedete il primissimo piano che avete sotto gli occhi, nel finale vedremo un altro primissimo piano, ma è un primissimo piano molto diverso. Questo è il primissimo piano di un uomo chiuso in se stesso, quello che vedremo nel finale è il primissimo piano di un uomo aperto all'altro e aperto finalmente a se stesso. Straordinaria opera. Quest'opera di salvazione è fatta riattraversando l'intera sua vita, ma soprattutto ritrovando l'infanzia e la purezza dell'infanzia. Cosa racconta il sogno? Tutti hanno detto è un sogno di morte che esprime la sua paura della morte o addirittura la sua premonizione di morte. No, a leggerlo correttamente il sogno dice al professor Borg: sei già morto, la solitudine del tuo egoismo ti ha privato di tutto. Non è lui che è l'uomo che tutti lodano per la sua generosità e che così si vive all'inizio del film, in realtà è un uomo completamente chiuso, glielo rimprovererà anche la nuora, nel suo arcigno e quasi definitivo egoismo. E il film racconterà questa trasformazione e questa apertura. Il sogno testimonia non la morte o la paura della morte. Dice al professor Borg: tu sei già morto, nella solitudine del tuo egoismo sei già quel cadavere che hai visto nella bara. Questo è il significato vero del sogno, che dà anche la pista, come ogni sequenza iniziale, che ogni sequenza iniziale di film è indiziaria, contiene indizi chiave, che dà anche, suggerisce anche la corretta interpretazione del film. Vediamo l'ultima sequenza, poi abbiamo chiuso, ed è Eyes Wide Shut, ovviamente di Kubrick. Vediamo. Voilà, ho detto che tutto il film di Kubrick potrebbe essere letto come un sogno, nella sua totalità questo. Inizia con il nudo della Kidman, quindi con una messa a nudo, ma inizia soprattutto di notte e negli interni attraverso il tema dell'albero di Natale, ma poi ci sono tutti i simboli, è un catalogo di simboli, ogni quadro che sta nella casa di Alice, non a caso Alice che è sempre, si guarda sempre attraverso uno specchio, Alice nello specchio, ha una simbologia, e quindi potremmo interpretarlo tutto come un sogno. In realtà, tratto da Doppio sogno di Schnitzler, racconta due sogni, il sogno di lei, che è il sogno di un amore impossibile, di un amore trasgressivo, con quest'uomo in bianco, con questo marinaio, e il sogno di lui, il doppio sogno, che sono due sogni di fuga, di evasione. Vedete, la sequenza che abbiamo visto inizia con la maschera. C'è, in Al di là del bene e del male di Nietzsche, c'è una frase bellissima, che può sembrare enigmatica. Nietzsche dice, tutto ciò che è profondo ama la maschera. Che è un concetto che a prima vista potrebbe conciliarsi con l'immagine che noi abbiamo di maschera, intesa come un velo superficiale che si distende sul volto per nasconderlo. Cioè sembrerebbe che la maschera sia più legata alla superficie che alla profondità. Cosa vuol dire Nietzsche dicendo tutto ciò che è profondo ama la maschera? Ma è proprio in questa funzione decisiva, essenziale, ovviamente archetipa della maschera, che si spiega la frase, cioè ciò che sta in superficie infatti nasconde quello che sta nella profondità. L'entità profonda ha bisogno di una maschera per nascondere alla luce la sua vera essenza e per poi poterla manifestare. E la maschera che sta sul letto, no, è una proiezione di Bill, del personaggio maschile, dei suoi sensi di colpa, ma soprattutto dalla sua falsità. È un uomo senza identità. Per tutto il film mostra la sua tessera di medico, ha perso la sua carta d'identità, è un uomo privo di identità, quindi è un uomo mascherato. Quella maschera deposta sul letto è la fine del mascheramento, è lo svelamento della sua verità di uomo. Ride per tutto il film, oppure si angoscia, ma l'angoscia non è mai radicale. Soltanto nel finale piange tra le braccia di lei, cioè è se stesso. Ecco, il sogno che nel film sembra trasgressivo in realtà è rivelatore, permette l'emergere della vera natura, anche se non ne avremo sicurezza. Quando lui nel finale dice a lei, gli ha dato un messaggio molto consolatorio, gli ha detto, in fondo non è finita male, il destino non ci ha maltrattato così tanto, e lo invita all'amore in fondo. Lui dice sì per sempre, lei dice no, io non amo questa parola. Forse questa rinascita non è una rinascita definitiva, ma la maschera è tolta per sempre. E adesso i due personaggi sono uno di fronte all'altro nella autenticità, o per dirla con Nietzsche, nella profondità. Chiudiamo qua la nostra serata.